L'Atalanta con tante assenze alla ricerca di una vittoria casalinga che manca dal 30 novembre. L'Inter vuole invece il nono successo consecutivo a Bergamo. Arriva la capolista per la 22esima giornata della Serie A Team. Come nella gara d'andata, le due squadre danno vita a una partita intensa e divertente. La prima occasione ce l'ha al quarto d'ora l'Inter con Dzeko. Il colpo di testa del bosniaco però è impreciso e termina a lato. Al 26esimo un'altra occasione per gli ospiti che nasce da un intervento dubbio su Muriel, ma si lascia proseguire. Sanchez conclude a botta sicura e Musso risponde con un intervento superlativo a dire di no al cileno. Parata strepitosa del numero 1 dell'Atalanta che risponde al 39esimo con il pallone allargato da Pezzella per Freuler. Uno sguardo al centro dello svizzero che fa partire il cross per l'inserimento di Matteo Pessina. Il colpo di testa del 32 però è centrale, blocca Handanovic. 0-0 al termine della prima frazione, la ripresa è ancora più entusiasmante, si apre con una grandissima chance per l'Atalanta, al 48esimo passa di Sperpessina, ci vuole una grandissima uscita bassa di Samir Handanovic per negare il vantaggio ai padroni di casa. L'Inter risponde al 59esimo ancora con Edin Dzeko che riceve il passaggio di Barella, conclude sul primo palo, Musso attento, deviene angolo. Ospiti che vanno vicini al vantaggio anche al 65esimo quando Dzeko sfonda sulla sinistra, supera Freuler, mette in mezzo ma Pezzella compie un grandissimo intervento in scivolata e salva l'Atalanta. Al 71esimo ancora pericolosa l'Inter, ancora con Dzeko, Dumfries rimette in mezzo per la testa del bosniaco che anche questa volta è impreciso. L'Atalanta resiste all'offensiva interista anche alla mezz'ora quando Musso devia la conclusione di Vidal. Il pallone termina sulla destra tra i piedi di Dumfries che gioca per Brozovic, cross di prima del croato per D'Ambrosio che spara alto. 3 minuti dopo l'Atalanta si rifà viva dalle parti di Handanovic, cross dalla destra di Jim City per la testa di Super Mario Pasalic. Pallone deviato, termina sul fondo. L'ultimo tocco con la mano è di D'Ambrosio, ostacolato da Dumfries, la palla termina a lato, non c'è nulla per il direttore di gara e Atalanta che ci riprova al minuto numero 81 con Muriel, grande iniziativa del colombiano ma grandissima la parata di Samir Handanovic che toglie il pallone dall'angolino. Il portiere dell'Inter si fa trovare pronto anche a 3 minuti dal termine sulla conclusione forte sul primo palo di Mario Pasalic che poi prova a ribadire in rete ma trova ancora i guantoni di Handanovic. L'ultima occasione di una partita al cardiopalma arriva al 90esimo, ce l'ha D'Ambrosio che prova a piazzare sul primo palo ma trova solo l'esterno della rete. Termina così in un pareggio a reti bianche la sfida del Gavi Stadium con l'Atalanta che si riporta da sola al quarto posto in classifica a quota 42.